Lutto nella musica italiana per la morte di Michele Cristoforetti. Si è spento prematuramente all'età di 36 anni, combattendo con coraggio contro una forma aggressiva di leucemia. Dopo aver affrontato un trapianto di midollo osseo alla fine di ottobre, il suo stato di salute è purtroppo peggiorato, conducendolo alla morte venerdì scorso a Padova, dove era ricoverato. Il 1° novembre, nonostante le difficoltà legate alla sua malattia, Michele ha sorprendentemente lanciato il suo ultimo album intitolato Esagerato, direttamente dall'ospedale. Questo gesto toccante è stato condiviso attraverso un post su Facebook nel quale ha scritto: «Oggi non è proprio un buon giorno, oggi il mondo non ha la stessa luce perché da ieri chi brillava non c'è più». Nato ad Avio nel 1987, Michele Cristoforetti era uno dei musicisti trentini più noti e aveva guadagnato popolarità negli ultimi anni partecipando al live box di Casa Sanremo e aprendo i concerti di artisti illustri come Vasco Rossi e i Nomadi. Nonostante la lotta coraggiosa, purtroppo la malattia ha avuto la meglio. Nel suo ultimo post su Facebook, datato 1 novembre, Michele ha scritto: «Non mi aspettavo di pubblicare un album dall'ospedale, ma la vita è davvero strana. Questo è un album a cui tengo particolarmente e voglio dedicarlo a voi che mi siete stati vicino durante tutto il mio percorso. Grandi». I funerali del cantautore sono previsti martedì 14 novembre a Padova.